E ora il mio vero obiettivo, Augustine. Quella stronza deve morire. Ok, forse così basta. Anche se il resto è ancora in funzione. Mancava l'imprevisto. Ehi, zio, ho visto una scia di cadaveri a paio. Ci ho pensato e li ho seguiti fin qua. Mi piace? Contento di vederlo. Ho già risolto. Sì, col cavolo che hai risolto. Quindi sei pronta a combattere? Scherzi, le due persone che più amo al mondo coinvolte in una rissa. Non me lo perderei mai. Ecco, altri giocattoli da punire. Comodo una mano, sai? Chiedi e sarai accontentato! Eugene, tu sì che sai stravolgere le sorti di uno scontro. È bello avere amici nelle altre sfere! Non fare lo spaccone, Eugene! Un'altra piattaforma di lancio! È il momento di usare un altro potere. L'intero tetto sembra corazzato. Andiamo col raggio verticale. Ce la fai a sfondarlo? Sì, ma tu e il tuo amico Angelino dovete tenere a bada il QB. Non temere, ti proteggerò io.
Come procede, Fetch? Non mettermi ansia. Odio fare di fretta. Sono quasi. Oggetto localizzato, chiedo rinforzi. Fatto. Sono tutti tuoi. Tu entra e pensa a questo. Gina e io torniamo a vada. Non esitare! Invadi il dominio di Augusti! Io e la Dantella ci batteremo per te! Allora, difficile trovare il posto? So esattamente cosa hai fatto. Hai usato anche per causare l'incidente. Fatto passare Eugene e Fetch per dei mostri per spaventare a morte la città. Solo per giocare a fare l'eroina. Ho fatto quel che dovevo per proteggere i Conduit. Proteggere? Tu li hai braccati. Li hai rinchiusi a chiave e addestrati a uccidere. Mi serviva che Abigail e Eugene diventassero dei mostri, perché senza mostri i cacciatori di mostri restano senza lavoro. Allora si riduce tutto a questo? Il posto di lavoro? E tu stavi mandando all'aria l'operazione. Per fortuna ti sei rivelato la migliore delle soluzioni. Li senti là fuori? Vogliono la tua testa. E una volta che il mondo intero vedrà come il capo del DUP li ha salvati dalla più grande minaccia bioterroristica degli ultimi 7 anni, la tua morte finanzierà almeno altri 20 anni di DUP. Non sai che gioia averti incontrato. Contieni la gioia. Oh, oh no! Adesso mi ucciderai. Ci puoi scommettere. Vuoi il mio potere? D'accordo! Sette anni fa, il mio plotone stava proteggendo i civili da una nuova minaccia. I Conduit. Gente in grado di attingere a poteri sconosciuti. Il potere di uccidere. E il potere di tramutare alcuni di noi in Conduit. Trovai un'altra sopravvissuta. Mi seguì mentre cercavo di tornare al sicuro nel mio plotone. Ci ritrovammo in una città senza legge che ci voleva morte per ciò che eravamo diventate. Ogni giorno qualcuno si univa alla caccia all'untore. Li disgustava sapere che i Conduit erano tra loro. Non ferivamo nessuno, ma ci vedevano soltanto come dei mostri. Quando infine si instaurò il regime militare, ci considerarono una minaccia. Ero una Conduit, ero una militare, ma non potevo essere entrambe. Così creai un'altra realtà. Quello era l'unico modo. Catturando la mia prima Conduit viva, mi guadagnai la fiducia del governo. Ma fu solo la prima mossa. Finanziarono la creazione del DUP pensando fossimo solo mostri alla caccia di altri mostri. Ma non era così. Decisi che avrei salvato quanti più Conduit mi fosse possibile. Se la mia razza doveva sopravvivere, lo avrebbe fatto dietro le mura di Cardon Cay. Per 7 anni li ho protetti io. Nessuno manderà tutto all'aria. Il governo
Nell'esercito? Né tu? Per 7 anni li hai solo tenuti chiusi a chiave. Hai rubato la loro libertà. Allora dimmi, tu che faresti? Spalancheresti per tutti i cancelli di Cardon Kay? Li libereresti? Ci puoi scommettere il culo! Il mondo non è cambiato negli ultimi 7 anni. Stando dentro, i Conduit sono al sicuro. Sono vivi! Fuori morirebbero in una settimana. Allora dimmi, chi è il salvatore? E chi è il mostro? È quello che volevi! Hai vinto! Abbiamo entrambi lo stesso potere! L'unica differenza è che io mi sono allenata 7 anni. Mi serve aiuto! Non posso fare niente! Mi serve un nucleo esplosivo! Ok, Darcy! Vedo cosa riesco a trovare! Tieni duro! Altri. Faccio a prenderlo!
più che sufficiente.